Viva San Nicolò Politi! E questa è la frase che ieri per tutta la giornata è stata esclamata dai cittadini adraniti per acclamare il loro santo patrono. L'intera giornata dedicata al santo eremita, morto ad Alcara alle Fusi nel Messinese nel 1167. Si è iniziata all'alba con la santa messa dell'Aurora alle ore 6 e la successiva processione del Fercolo con la statua e le reliquie di San Nicolò Politi per le vie della città. Nel pomeriggio è stata celebrata la santa messa presieduta dal vescovo di Nicosia, l'adranita Monsignor Giuseppe Schillaci, all'aperto davanti la chiesa dedicata proprio al santo protettore di Adrano. A concelebrare il clero locale e a partecipare le autorità civili e militari e numerosi cittadini. Al termine della celebrazione eucaristica, dopo la benedizione impartita dal vescovo di Nicosia ai presenti con il sacro teschio, si è snodata la processione religiosa con l'uscita del Fercolo dalla chiesa, per poi intraprendere il tragitto cittadino accompagnato dagli immancabili devoti con il sacco bianco e dai tanti cittadini. Quanto è attuale il messaggio di San Nicolò Politi oggi? Credo che oggi sia veramente una testimonianza quella di Nicolò Politi che possa aiutare l'uomo del nostro tempo. Io penso alle nostre comunità, ma penso in generale alla nostra Sicilia, all'Italia, al mondo. Un uomo che ha avuto coraggio e che ha saputo vivere la propria esistenza davanti a Dio con autenticità, con verità, fino al punto da includere tutti. Un uomo capace di fede, un uomo capace di speranza, un uomo capace di amore. Il clou in serata in Piazza Umberto, dove si sono svolte le due tradizionali fuiute. Una marea di gente ha riempito la grande piazza in ogni ordine di posto, migliaia e migliaia di cittadini al grido di Viva San Nicolò Politi. Al secondo giro il Fercolo è stato poi posizionato sul sagrato della Chiesa Madre, con la statua del santo rivolta verso Palazzo Bianchi, dove nella facciata principale è stato proiettato lo spettacolo Batti la Roccia, prodotto da Buongiorno Sicilia e Vision Sicily. L'intera mia esistenza terrena legata alla natura. Una creazione di immagini con l'intelligenza artificiale per raccontare la storia e il miracolo dell'acqua di San Nicolò Politi con la drammaturgia di Giuseppe Lazzaro D'Anzuso, giornalista e scrittore originario proprio di Adrano. Batti la roccia, mi disse una voce celeste. È stato davvero commovente vedere tutta questa gente in silenzio assoluto a guardare queste immagini, ascoltare queste parole, queste note musicali, credendo di essere quanto più vicino possibile al loro santo patrono, a San Nicolò Politi. Ecco, questa che abbiamo visto possiamo dire che è stato un esperimento riuscito di sacra rappresentazione multimediale. Adrano è il paese delle sacre rappresentazioni, la volata dell'angelo appunto, o la diavolata, poi venne l'angelicata. Sacre rappresentazioni che sostituirono a partire dal 600 nel popolo il culto delle immagini dipinte o scolpite, perché erano molto più forti. Ecco, adesso siamo a uno stadio nuovo, la sacra rappresentazione multimediale, e credo che la gente abbia capito, abbia sentito, abbia apprezzato. Dal mio eremo, tra rocce e boschi, imploro la grazia tua per la moltitudine di fratelli adraniti e alcaresi. Fa risplendere la tua luce nelle loro anime. Al progetto è stato impegnato un gruppo di lavoro che ha curato ogni minimo dettaglio: Filippo Luna per la magnifica voce narrante, Massimiliano Pace, musicista, Pietro Coco per le immagini, Antonio Longo, water designer, e Gaetano Lamela, che
che si è occupato delle luci e della direzione tecnica, uno spettacolo che ha incantato le migliaia di persone presenti in piazza che hanno assistito, è il caso di dirlo, in religioso silenzio. Al termine del racconto recitativo di Batti la Roccia, inglobato e in perfetta continuità, ha preso il via la tradizionale volata dell'angelo, sacra rappresentazione risalente addirittura alla fine del Settecento e iscritta nel registro delle eredità immateriali della regione siciliana. Fa che aggrediti alcaresi s'aprano in armonia all'accoglienza e all'umana solidarietà, aspettando ogni anno l'appuntamento con l'angelo bambino per tutti i secoli dei secoli. La piccola Nunzia Adele Cottone è volata da Palazzo Bianchi sino al centro della piazza, fermandosi in prossimità del Fercolo del Santo per recitare la poesia che termina con l'acclamazione di San Nicolò Politi da parte di tutta la piazza, accompagnata poi dai fuochi d'artificio. Ricordo, un messaggio per il futuro, per i più giovani, per tutte quelle persone che appunto nella vita di San Nicolò Politi si devono riconoscere: umiltà, discernimento. È questo quello che ogni anno vogliamo rievocare, e rievocare una storia di una persona che ha lasciato, un uomo, un ragazzo che ha lasciato una vita serena, benestante, per ritirarsi nell'eremo di Alcara di Fusi. E da lì, con le sue riflessioni, le sue preghiere, nel corso di questi secoli poi ha fatto crescere la devozione qui ad Alcara in migliaia di persone, dove assolutamente ritengo che questo messaggio di pace e di discernimento sia arrivato. La presenza non è solo una celebrazione, ma io lo ritengo anche una forte devozione ai valori di un santo come Nicolò Politi. Alle 23:30 l'attenzione dei tanti cittadini ancora presenti in Piazza Umberto è stata attratta dallo spettacolo di luci, fuoco ed acqua che si è svolto proprio dinanzi a Palazzo Bianchi, uno spettacolo a suon di musica che ha incantato ancora una volta tutti. Sono stati i fuochi d'artificio a cavallo della mezzanotte a chiudere i festeggiamenti di ieri dedicati, come detto, a San Nicolò Politi. Il lungo applauso dei cittadini ha dimostrato l'apprezzamento delle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale.